È cambiata un po' la faccia del Pescara, nel senso che non ha concesso nulla, al contrario di quanto invece era successo nell'ultimo periodo, ha fatto la gara che doveva fare, nel secondo tempo si è alzata bene e ha trovato il gol di una vittoria che è valsa una vittoria meritata, questa è la nostra analisi. Sì, sì, hai detto bene, la squadra è stata ordinata, non è andata in frenesia neanche nel primo tempo perché non volevamo prendere le imbarcate che ultimamente abbiamo preso nei contropiedi. E anche attaccando siamo stati sempre ordinati, perciò le coperture preventive sono sempre state fatte. No, la squadra mi è piaciuta molto. Magari ci sono state le partite che sono state più belle, ma oggi pratici, corti, aggressivi, non abbiamo mollato una palla, abbiamo concesso pochissimo all'avversario. E nello stesso tempo noi nel secondo tempo abbiamo avuto diverse opportunità di passare in vantaggio e giustamente poi alla fine abbiamo raggiunto l'obiettivo del gol che ci ha consentito di fare i tre punti. Il primo tempo forse un po' sotto ritmo, come diceva lei, perché non è stato il Pescara brillante visto in fase propositiva. A me è piaciuto molto la catena di sinistra, una bella novità con Antonucci, Mascine, un Del Grosso che sta facendo secondo me un campionato strepitoso, meno a destra, che è entrata poi in partita quella catena nel secondo tempo. Sì, sì, noi lavoriamo bene con le catene di destra e sinistra, siamo una squadra che sulle fasce va molto bene. È chiaro che bisogna sfruttare più molte traversioni che facciamo, attaccare di più il primo palo, attaccare con più uomini dentro la porta. Là dobbiamo migliorare, soprattutto nella finalizzazione, nel gol. Mi dispiace per Antonucci che ha preso il palo, avrei dato non so cosa perché fosse entrata quella palla per lui, però ha fatto una buonissima partita, sono contento della sua prestazione. La partita di oggi ha evidenziato quanto ha detto sempre lei in conferenza, ovvero che era una questione di cattiveria, quelle palle gol concesse, non questione di uomini, ecco, d'accordo? Sì, io sono d'accordo su questo, nel senso sulla disciplina tattica, sull'ordine. A proposito, Fiorillo ha detto ai nostri microfoni, ne ho sentite un po' troppe di critiche al nostro centrocampo. Sì, no, ma credo che non meriti le critiche perché fino adesso credo che abbiano fatto molto bene. Poi sono la partita come Verona che abbiamo magari toppato in alcune cose, in alcuni errori anche individuali, ma ciò non toglie tutto quello che hanno fatto fino adesso, perciò aver fatto 29 punti secondo me abbiamo fatto molto. Dobbiamo finire bene adesso a Salerno perché quello è l'obiettivo, la continuità dei risultati. Due battute e chiudiamo. Presidente Sebastiani, prima ai nostri microfoni abbiamo ricordato il famoso piano B e ha detto ma con gli uomini a disposizione questo 4-4-1-1 dopo il gol è stato un bel piano B, prima non li avevamo. La chiudiamo qua questa storia del piano B. Sì, no, ma non c'è piano A, piano B, nel senso che cerchi sempre di fare delle scelte nel miglior modo possibile. E giustamente il Presidente che lui dice la sua ed è giusto che sia così, ci mancherebbe. Lui è Presidente, può dire, deve essere autorizzato a dire qualsiasi cosa, io devo rispettare le sue idee, è chiaro che poi io faccio le mie scelte. Insomma. Chiudiamo così, Sebastiani prima aveva poca voce, quindi ha glissato la domanda. Cosa ha chiesto, visto che ha detto in conferenza abbiamo ascoltato la società, siamo in linea con le richieste di mercato? Dai, un bel 1-0, c'è entusiasmo, ci può fare questo regalo di Natale nel dirci cosa ha chiesto? Ma io non posso dire quello che ho chiesto, loro sanno. I ruoli, dai, diciamo, caratteristiche. No. Niente. No, perché io ho detto quello che pensavo, adesso ho molta fiducia nella società, nel presidente, nei direttori. Dice allora solo se Mancuso nel girone di ritorno lo vorrebbe utilizzare di più da esterno, da attaccante centrale? Ma vediamo, possiamo alle volte giocare anche con due punte, questo non vuol dire niente, nel senso che... Va bene, arriverà una punta dal mercato, dai, la proviamo a dire così, grazie a Baby Pillon, complimenti, ci vediamo a Salerno.